Eccoci, siamo nel lunedì santo. Oggi, se tu partecipassi alla messa, oppure se vuoi, puoi leggerlo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 42, dai versetti 1 a 7, sarebbe la prima lettura della messa, che puoi seguire anche, per esempio, sul nostro canale Facebook. Beh, oggi ascolteresti un'antica profezia, o puoi leggerla, in cui il profeta Isaia parla di un misterioso servo che ritorna spesso, soprattutto in questi capitoli della seconda parte di Isaia. Bene, questo servo oggi ha delle caratteristiche particolari, speciali. Voglio sottolineartene due, che penso siano molto utili per poter guardarsi dentro, per poter scoprire nelle cose della propria vita una presenza insospettata di Dio. La prima è quando si dice che questo servo non alzerà la voce, non griderà, non alzerà il tono, non fa udire in piazza la sua voce, non spezza una canna che già è incrinata. Non spegne una fiamma che sta per spegnersi. Questo è davvero forte, bello, importante. Cioè pensa, questo servo, che è in realtà il Signore Gesù, questo servo, beh, non viene con tracotanza e con forza. Annunzia la giustizia e la santità di Dio, ma non in maniera violenta, ma in maniera semplice, potremmo dire nascosta, o ancora meglio sotterranea. Guarda nella tua vita. Dio sicuramente è venuto senza alzare la voce, senza farti sobbalzare, ma non ha mai permesso che la fiamma della bellezza, della verità, del desiderio di ciò che è bene si spegnesse nella tua vita. Non ti ha mai fatto incrinare e spezzare. Dio, quando viene, viene e rispetta tutto di noi. Tanto che molti dicono, beh, ma questo Dio allora non c'è perché non si vede in piazza, non fa giustizia e annienta i suoi avversari. Ma Dio non fa così. Ma vorrei anche sottolinearti un'altra cosa di questo discorso che è bellissimo e straordinario, ed è quando questo servo viene per essere la luce di tutti, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno, non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, le isole, cioè i popoli che vivevano al di là del mare, così come lo vedevano gli ebrei, e cioè noi, attendono il suo insegnamento. Su questo voglio che tu fissi lo sguardo. Ci sono isole che attendono la venuta di questo servo attraverso la tua opera, attraverso quello che tu puoi fare per il Vangelo, per la vita di Dio, per l'annuncio della salvezza. Sì, è proprio così. Dio si dona a te perché tu possa essere annunciatore della verità che tante persone portano nascosto nel loro cuore, perché la vita, e lo vediamo bene in questi giorni, rischia di spegnere anche le fiamme più forti, rischia perfino di spezzare le sicurezze più grandi. Beh, ecco, attraverso di te il Signore vuole giungere a tutti, a coloro che oggi hanno la vita distrutta, spezzata, alle isole che non sanno trovare in nulla qualcosa che rimanga, che resti. Tu, con l'umiltà, la semplicità, la grazia di Dio, puoi essere come il servo, come il Signore Gesù. Ecco dunque, pensa oggi a questo, guarda la tua vita e pensa: come potrò essere anche io capace di annunciare quello che Dio ha fatto per me? Se vuoi, ti invito di nuovo
a mettere un mi piace qui sotto, a scrivere qualche tua idea, qualche tuo pensiero, a condividerlo con tutti, a invitare molti per trovare in questo cammino che stiamo facendo una piccola luce in questi giorni, in questa settimana santa. Buon cammino verso la Pasqua.